Buon pomeriggio, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Con molto piacere, come rettore di Università Mercatorum, vi do il benvenuto alla presentazione di questo bel volume di Giovanni Lamioni, Fare e Futuro. Questo incontro di questa sera si inserisce in una serie di incontri che abbiamo voluto chiamare dialoghi su spaccati, su temi, su questioni della società che a nostro avviso come università contano. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, dice l'articolo 45 della Costituzione italiana. Concludevo la mia presentazione al volume, la mia prefazione al volume di Lamioni con questo richiamo. Richiamo a un settore, qual è quello dell'artigianato, che a mio avviso avrebbe meritato, merita e meriterebbe maggiore attenzione nel quadro complessivo della conoscenza della nostra società e dello sviluppo, diciamo, del nostro paese. Vogliamo ricordare che l'artigianato artistico è una parte significativa del patrimonio dell'artigianato italiano, è una parte significativa di quella economia della bellezza alla quale tante volte facciamo riferimento, è uno spaccato significativo rispetto al mondo della creatività che dell'artigianato è costituente essenziale. È presenza significativa tutto quello sforzo che si tenta di fare di valorizzazione del cosiddetto capitale umano, quelli che sono i nostri saperi, le nostre conoscenze. E attenzione a quello che è il patrimonio delle arti e delle tradizioni che nel nostro paese rappresentano punti di eccellenza e biglietti da visita di quella che è la nostra economia e della la nostra società. Ricordare poi il ruolo importante che l'artigianato riveste nei territori, con le sue specificità, con le sue caratterizzazioni. Un legame bello, molto interessante fra le produzioni, le materie prime, le risorse dei territori. Vi invito a fare un viaggio solo per qualche secondo in questo mondo dell'economia della bellezza, pensando alle terrecotte, no? E pensando a quanti paesi, in quanti centri in Italia, al centro, al nord e al sud, hanno da raccontare qualcosa nel mondo della terracotta e dell'artigianato della terracotta. Mi è venuto questo riferimento molto semplice, pensando agli oggetti che arricchiscono le nostre case. Ma vorrei pensare anche, parlare anche, far riferimento anche all'artigianato artistico come attività interessante in tutto il sistema di impresa del restauro. Mi viene fatto di pensare sì a quanti artigiani con la loro età e la loro professionalità consolidata, ma anche a quanti giovani si sono affacciati a questo mondo professionale. Mi viene fatto di pensare al rapporto bello che esiste fra i saper fare consolidati detenuti dai quelli che si chiamano i maestri dell'artigianato e quelli che sono i giovani esordienti. In fin dei conti, quante imprese di start-up antesignane abbiamo visto nel tempo quando il giovane artigiano andava a bottega e imparava dal maestro il lavoro. E qui ci sono letture possibili, letture antiche di ricostruzione del patrimonio dei mestieri e delle caratteristiche dell'artigianato e letture anche moderne, che peraltro si ritrovano nel libro di Lamioni. Il libro, vedete, l'ho presentato con piacere perché è un libro, a prescindere dalla sua voluminosità, diciamo. Ma è un libro molto ricco perché voi non le potete vedere a distanza, ma
contiene una serie di tagli di lettura dell'artigianato che a me hanno molto interessato, l'ho percorso con grande interesse. Un taglio di letture su temi antichi, ma anche temi nuovi. Non ultimo voglio ricordare qualche passaggio sulle questioni dell'economia circolare e quindi sull'economia del recupero, a cui si fa riferimento anche nel libro. Non tocca a me presentare lo stesso, a me toccava offrire un'ospitalità in questo spazio che l'università ha messo a disposizione dei docenti che raccontano qualcosa ai loro studenti, e la Bioni fa questo lavoro del nostro corso di studi. Lo faccio volentieri perché noi siamo mondo della formazione. La formazione è caratterizzata da diversi livelli, da diverse potenzialità, da diverse attenzioni sulle cose, sui campi su cui formarsi, e certamente quello dell'artigianato è un tema importante. Io lo ritengo un tema centrale. Tutta la creatività, tutta la sintesi della creatività si va a ritrovare poi nel lavoro che gli artigiani fanno, un lavoro che non sempre in verità viene riconosciuto, o quantomeno non sempre riceve le attenzioni che pure esso meriterebbe. Ecco, io mi fermo qui, ascolterò con attenzione quello che rappresenterete nel vostro incontro, nel nostro incontro, e ovviamente mi piacerà che questa iniziativa non si fermi qui, ma accanto alle forme rappresentate in questo volume ci possa essere un lavoro di approfondimento con l'attenzione e con la cura che Giovanni Lamioni ha voluto mettere in questo suo contributo. Grazie, e adesso penso che ci sia la persona che condurrà i lavori successivi. Mi taccio, salvo eventualmente intervenire alla conclusione del lavoro. Buon pomeriggio, buon lavoro. Allora, in attesa che la dottoressa Mercatanti, che sarà colei che dovrà condurre questo incontro, questo confronto, riesca a risolvere problemi tecnici, intervengo io come da scaletta, peraltro. E lo faccio intanto ringraziando il rettore Cannata per le parole che ha detto, per il suo intervento, per ospitarmi e ospitarci in questo spazio della Mercatorum, università che rappresenta un'eccellenza e della quale mi onoro di far parte. Ringrazio quindi anche l'università, ringrazio anche gli altri relatori che si susseguiranno, quindi il presidente dell'Artigianato Artistico Nazionale di CNA Santolini, il presidente dell'Artigianato Artistico Nazionale di Confartigianato Colì e la dottoressa Guidi di Artex. Credo che sia doveroso iniziare spiegando il perché di questo libro. Questo libro io ho ritenuto giusto, doveroso e opportuno realizzarlo, lavorandoci diversi mesi, perché ritenevo che fosse coerente con il percorso, con una serie di esperienze professionali che in questi ultimi anni ho fatto. Io sono tanti anni, sono presidente di Confartigianato a Grosseto, sono stato in giunta nazionale di Confartigianato, sono stato presidente della Camera di Commercio di Grosseto, quindi a che fare con il comparto dell'artigianato, sono stato vicepresidente europeo del WEAPMENT, quindi del sistema delle piccole e medie imprese artigiane a Bruxelles, e più che altro sono da 3 anni presidente di Artex, questa realtà che opera per la promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico in Regione Toscana e che è presieduta dalla CNA regionale e dalla Confartigianato regionale.
Bene, questi percorsi, queste esperienze mi hanno portato a pensare che fosse corretto e coerente riportare queste esperienze, tutto quello che mi avevano sollecitato in questi anni, in un libro che fosse un libro un po' diverso, perché è un libro trasversale, così come ha detto il rettore. È un libro che passa dall'illustrazione di tutte le tipologie dell'artigianato artistico, passa alla presentazione dei distretti, va poi a inserirsi in una descrizione di tutte le regioni con le loro peculiarità, fino ad arrivare a una serie, la seconda parte del libro, che è più progettuale, quindi si analizzano le problematiche di questo settore e tutta una serie di proposte, di suggerimenti, di riflessioni su quello che potrebbe essere fatto per risollevare un settore così tanto importante che però vive una fase di estrema delicatezza. Ecco, per questo motivo io ho ritenuto giusto lavorare a questo libro. Devo dire che le prime risposte e risultanze sono state positive, non nascondo che mi ha fatto piacere, anche perché è un libro sul quale mi sono speso tanto, è un libro che per certi versi è anche il libro di testo, quantomeno i contenuti sono per la gran parte i contenuti della mia cattedra alla Mercatorum, proprio nel corso di design in artigianato artistico. Di cosa parla nella parte prospettica il libro? Fa un'analisi dell'artigianato artistico, un settore che è sottorappresentato e sottovalutato. Quando si parla di artigianato artistico si è soliti pensare a un settore marginale, a un settore, a un comparto marginale e desueto. E non è così. Si parla di un settore che per quantità e qualità è estremamente importante per il sistema produttivo italiano. Lo è nei numeri, perché sono circa 280.000 imprese quelle che operano nel settore dell'artigianato artistico. Lo è nell'ambito degli addetti, perché sono oltre 800.000 gli addetti che operano nel comparto dell'artigianato artistico. Rappresentano questi due dati, quello delle imprese e quello degli addetti, circa dal 27 al 30% del totale delle imprese artigiane in Italia. Quindi già questi dati ci confermano quanto siano numeri di tutto rispetto, molto importanti e molto significativi, ma lo sono anche in termini qualitativi, per una serie di motivi. Il primo perché l'artigianato artistico probabilmente più che mai è il comparto produttivo che è collegato, è legato e che viaggia in stretto contatto con il Made in Italy. Quando si parla di Made in Italy, si è soliti fare riferimento a gran parte dell'artigianato artistico. Proviamo a pensare al comparto della moda. Si parla di comparto della moda, moda e artigianato artistico. Tutti i mestieri legati alla moda, che siano in lavorazione personale o in subfornitura alle grandi firme della moda, si parla di artigianato artistico. Quando si parla di spettacolo, si parla di cinema, si parla di teatro, e anche sotto questo punto di vista l'Italia ha un appeal, così come nella moda, straordinario nel mondo, beh, su tutto questo vi è tutta una serie di mestieri dello spettacolo che sono riconducibili all'artigianato artistico, dai costumisti, i tecnici delle luci, tutta una serie, i modellisti, tutta una serie di mestieri che fanno parte dell'artigianato artistico. Per non parlare dell'agroalimentare da trasformazione. Beh, l'agroalimentare da trasformazione a tutti i livelli, a pieno titolo, rientra nell'artigianato tradizionale. Allora quando si parla di vino, quando si parla di olio, quando si parla di salumi, di formaggi, si parla di artigianato di tradizione. Quindi rientra pienamente in quelle 280.000 aziende che rappresentano l'artista. Per non parlare di alcuni comparti che fanno dell'Italia la seconda potenza manifatturiera in Europa e la quinta nel mondo, che sono ad esempio la meccanica. La meccanica vede tuttora una presenza nell'indotto di tantissime aziende dell'artigianato artistico, di piccoli artigiani che operano spalla a spalla con le grandi industrie, e che forniscono in subfornitura la possibilità a queste industrie di competere, di portare il Made in Italy di quei prodotti in giro per il mondo.
Quindi l'artigianato artistico ha una duplice funzione, ha una funzione economica disciplinata e certificata dai suoi numeri, ma anche una funzione di natura culturale e promozionale, perché con l'artigianato artistico promuoviamo l'Italia nel mondo. Inoltre, artigianato artistico significa turismo. Le botteghe dell'artigianato artistico sono straordinarie attrattori di turisti. Hanno legame strettissimo, esistono località turistiche rinomate in cui la bottega artigiana ha un richiamo e un appeal straordinario per il turista. Oggi i viaggiatori del mondo, i turisti sono sempre più informati, molto spesso quando pianificano i loro viaggi mettono come elemento importante e non trascurabile la visita alle botteghe artigiane di quelle località. Questo più che mai certifica quanto sia importante l'artigianato artistico, non solo come valenza economica diretta, poi c'è la valenza culturale. Proviamo a considerare il valore che hanno mestieri tipo il ristauratore, tipo le aziende che conservano, fanno manutenzione e recupero delle opere d'arte. Non ci sarebbero opere d'arte, non ci sarebbero monumenti, non ci sarebbero chiese restaurate, musei restaurati se non vi fossero i lavori del restauro, gli operatori dell'artigianato artistico che operano nell'ambito del recupero e della conservazione dei beni architettonici. E anche questo ha una stretta valenza con la cultura, con la tradizione, ma anche con il restauro. Quando i visitatori vengono a visitare i nostri musei, trovano i musei con i loro reperti adeguatamente restaurati perché c'è dietro il mestiere di tanti imprese che operano nel settore del restauro dell'artigianato artistico. Il problema di questo settore, o meglio, uno dei tanti problemi di questo settore è che è un settore che si vende male, si promuove male. Ancora oggi è visto come un settore appunto desueto, marginale, fatto di mestieri antichi, verrebbe dire rappresentato come l'antico falegname, il vecchio calzolaio. Come se dove vi è artigianato artistico non vi fosse innovazione, ma non è così, non è così. È un mestiere che ha un grande rapporto con l'innovazione, che coniuga perfettamente tradizione e innovazione. Ripeto, facevo l'esempio del settore della meccanica, della meccatronica, ma penso al comparto dell'occhialeria, dove siamo primi al mondo, e che oppure all'oreficeria, dove siamo tra i primi in Europa, che necessitano di assoluta innovazione e tecnologia, e i nostri artigiani sono maestri in Europa e nel mondo. Concludo dicendo che è un settore che ha anche grandi opportunità occupazionali. Pensate che una recente ricerca della Fondazione Altagamma ha quantificato in circa 230.000 le richieste di personale specifiche per il comparto artistico da qui al 2023. Quindi da qui a poco più di 2 anni, vi sarebbe la necessità di inserire nel mondo del lavoro, nell'ambito dell'artigianato artistico, di 230.000 persone. Sono numeri importanti. Allora credo che occorra lavorare sulla promozione diversa, lavorare per il recupero del gusto, del senso del bello, lavorare nelle scuole in maniera diversa, a partire dalle scuole elementari, per far capire il valore dell'artigianato, far capire l'importanza del saper fare, far capire l'importanza della manualità. Un po' come è successo nel comparto dell'agricoltura, che qualche anno fa era un comparto veramente marginale, dove nessuno si sognava per i propri figli di augurare un futuro nell'agricoltura. Oggi è un settore fortemente innovativo, tecnologico, si fa agricoltura di precisione, la si fa con i droni. L'agricoltura è riuscita a promuoversi in maniera vincente presso i giovani e vi è stato un ritorno dei giovani all'agricoltura. Io credo che l'artigianato artistico sia bisogno di una trasformazione culturale nella stessa maniera, che parta dalle scuole, dalla formazione, dalla promozione, che vi sia una regia nazionale che oggi non c'è, perché la regia oggi è interamente regionale, e questo secondo me è un limite per l'artigianato artistico. La nostra Costituzione, la legge attribuisce alle regioni la delega all'artigianato, che per certi versi può andare bene, ma vi è bisogno di una regia nazionale, non fosse altro per la promozione e per la formazione nell'ambito dell'artigianato artistico.
ma è un settore che ha grandi opportunità e è uno dei settori che più di ogni altro può dare risposte occupazionali, oltre che soddisfazioni professionali e realizzative ai giovani che decidono di operare in questo settore e di aprire impresa. Chiara, ti sei collegata? Sì, Ah, perfetto. salve. Volevo ringraziare Università Mercatorum che con queste iniziative sempre più conferma il suo ruolo di università di Ateneo vicino al mondo delle imprese e della cultura. Saluto tutti i presenti, i relatori, l'autore. Io intervengo a nome della Fondazione Atlante che ha realizzato il volume. E grazie al contributo anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e anche grazie ai contributi di molti soggetti che aderiscono e sostengono la Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico che hanno scritto importanti contributi, oltre ovviamente ai contributi dei presidenti nazionali di Confartigianato Imprese Artistico Antonio Colì e al presidente di CNA Artistico Nazionale Andrea Santolini, che poi appunto interverranno in questa diretta. Per quanto riguarda la diretta, vi prego, se avete commenti e osservazioni, di postarli, appunto è possibile. Sul profilo Facebook effettuare dei commenti e delle domande e per questo appunto vi ringraziamo in modo da rendere un po' più interattiva la diretta. Per quanto riguarda l'autore, volevo appunto presentarlo, mi scuso se non sono potuta intervenire, ma ho avuto un problema tecnico di connessione. Giovanni Lannoni è professore straordinario di artigianato artistico al corso di laurea di Università Mercatorum in design della moda e del prodotto. È anche presidente di Artex, il centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana. È presidente di Confartigianato Imprese Grosseto ed è stato anche vicepresidente nazionale di Unioncamere e anche presidente della Camera di Commercio di Grosseto. È stato vicepresidente nazionale di Unioncamere e di UAPME, l'Unione Europea dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Poi è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Società Dante Alighieri, dell'Istituto Guglielmo Pagliacarne e nel 2012 è stato insignito della massima onorificenza al valor civile della città di Grosseto per il suo impegno per le imprese del territorio, che è appunto il grifone d'oro che diciamo è stato appunto insignito di questa onorificenza nel 2012. Da sempre si occupa di tutela della valorizzazione dell'artigianato artistico, non solo, ma anche proprio di tutte quelle che sono le produzioni del Made in Italy. Passo quindi a chiedere all'autore, che appunto ha fatto questa introduzione, di ecco, rispondere, no, a una domanda riguardo alla situazione attuale delle imprese. Ecco, quali sono purtroppo le problematiche che oggi vivono le aziende del settore dell'artigianato artistico? Ma Chiara, intanto ti ringrazio anche per la presentazione che non era dovuta. No, io ho già risposto, sono intervenuto in questo ragionamento, quindi al limite mi prolungo un altro minuto e basta perché credo sia giusto, anzi non è giusto, è doveroso, passare agli altri relatori. Ribadisco quello che ho detto, il settore soffre. Per le problematiche che tutti i settori soffrono, la carenza di liquidità, la necessità di favorire passaggi generazionali che da noi nell'ambito dell'artistico non sono facili, una crescita imprenditoriale sull'ambito dell'innovazione del digitale, indiscutibile, la necessità delle imprese di internazionalizzarsi. Noi abbiamo fatto come Artex, poi lo dirà la dottoressa Guidi, un questionario legato alle aziende, l'abbiamo fatto tra giugno e settembre,
dove abbiamo preso campione d'azienda e gli abbiamo chiesto come sono uscite, come stanno vivendo la fase della pandemia e cosa ritengono centrale per una ripartenza. Bene, tante hanno risposto la necessità di internazionalizzare i loro prodotti, la necessità di un approccio più proattivo e positivo con l'innovazione con il digitale, la richiesta di maggior apertura di credito e la richiesta alle istituzioni di aprire nuovi mercati. Questi sono problemi che hanno le imprese dell'artistico, oltre alla difficoltà nella trasmissione generazionale, perché molto spesso si parla di aziende che hanno storie veramente lunghe. E non è facile trasferire il know-how di aziende che sono così fortemente legate alla figura dell'imprenditore, del titolare. Difficilmente l'artigiano delega più di tanto, perché è proprio l'essenza della sua impresa nel suo saper fare, nella sua maestria. Detto questo, quello che differenzia, secondo me, le problematiche dell'artigianato artistico rispetto alle problematiche di tutti gli altri settori, che l'artigianato artistico in questo momento si promuove male. È un settore che è venduto male, è conosciuto poco, ha una brutta visione o una disinformazione, specie per i giovani, che, ripeto, lo vedono come un settore marginale e desueto, quando invece è un settore che dà grandi opportunità, grandi soddisfazioni, non solo economiche, ma anche professionali. E dà grande opportunità di posti di lavoro, va promosso meglio, a cominciare dalle scuole elementari. Ci sono dei progetti interessanti di formazione, molto interessanti, che stanno prendendo il via, devono diventare sistematici, non occasionali, perché questo è un settore per noi troppo importante, non fosse altro, come dicevo, per il nostro Made in Italy. Grazie, e quindi adesso passiamo la parola al prossimo relatore, che è Antonio Colì, presidente di Confartigianato Nazionale del settore artistico. È connesso Colì? Salve Antonio. Salve, buonasera. Buonasera, ecco, volevo farti una domanda. Quali sono le imprese dell'artigianato artistico? Ma definire un limite, come dire, un contorno artigianato artistico, chiaro, non è molto semplice. Ne parlava anche prima il professor Lamioni. Quali sono le imprese? Le imprese dell'artigianato artistico, più che distinguerle in categoria, io direi che sono quelle che sono artigiane e non che fanno artigianato. Mi spiego meglio. Fare artigianato significa produrre un pezzo, bello quanto sia, produrre quei margini di lucro. Gli artigiani spesso, magari anche sbagliando in questi tempi moderni, il lucro forse lo mettono in un secondo livello. Prima di tutto ci mettono la passione. Purtroppo oggi questo non va bene, perché comunque è fondamentale, come dire, nella gestione di un'impresa la situazione finanziaria averla sempre sotto controllo. È fondamentale perché oggi purtroppo le scelte non sono più quelle di una volta. Mentre parlava anche il rettore, prendevo così degli appunti e pensavo a un paradosso. Nell'ambito della terracotta, un po' di anni fa, mi raccontava mio nonno, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, la mia famiglia è dal 1650 da padre in figlio che produce articoli in terracotta, sempre nello stesso posto a Cutrofiano, quindi sono molto contento quando il rettore ha fatto l'esempio della terracotta, insomma mi sono sentito orgoglioso di far parte di questa tipologia di produttori. Torniamo a noi, il paradosso di cui parlavo prima è che una volta il maestro torniante faceva l'ultimo pezzo di dimensioni più grandi per impedire all'allievo di togliere quel pezzo e lavorare sul tornio nel momento in cui il maestro non c'era. Perché c'era, come dire, l'avarizia, nel senso professionale del termine, il maestro non voleva insegnare. Oggi viviamo tutto al contrario. Oggi purtroppo, e questo lo diceva anche prima Giovanni Lamioni, il fatto che non abbiamo più manodopera o persone o ragazzi soprattutto che hanno voglia di imparare.
perché giustamente l'artigianato artistico è visto un pochino come quel concetto un po' arcaico, quindi il meccanico con le mani unte di grasso, il torniante che si sporca le mani e quindi va tutto sporco, e quindi non è, come dire, un lavoro gratificante dal punto di vista come dire, dell'immagine. Dobbiamo cercare un po' di smontare queste situazioni, anche perché oggi come oggi l'artigiano artistico è sempre più prestigioso. Quando parliamo di Made in Italy, la prima cosa che ci viene in mente, a fianco alla moda, è sicuramente tutto il valore artigiano che l'Italia ha. Se noi pensiamo anche alle grandi cupole di Brunelleschi, le grandi chiese o altro, in quel periodo, in quel frangente, in quel tempo, parlavamo di artigiani e artisti, perché comunque erano commissionati alle grandi famiglie dei lavori talmente importanti che possono diventare delle opere vere e proprie. Oggi non abbiamo grandi bisogni di fare la chiesa alta o la cupola immensa, però abbiamo bisogni, come dire, un po' più semplici, ma non meno importanti. Quindi l'artigianato artistico, comunque, a mio avviso, si pone sull'economia nazionale. È quello che, dal punto di vista dell'immagine, traina l'economia italiana. Creando l'immagine, inconsciamente, si crea un posizionamento continuo verso l'alto del prodotto Made in Italy. Quindi l'artigianato artistico, a mio modesto avviso, insieme alla moda, creano un po' il trend nel mondo. Quindi il mondo ci guarda per quello. E su questo dobbiamo insistere attraverso anche, mi aggancio un po' diciamo ai relatori di prima, anche una formazione mirata, professionalizzante. Noi insieme a CNA abbiamo intrapreso un po' di tempo fa, anche abbiamo scritto anche al Ministero ad hoc, per l'istituzione di un corso, una sezione di artigianato artistico presso le scuole medie, che non è una formazione sporadica o a macchia di leopardo come avviene in Italia. L'idea sarebbe quella di creare, così come esiste il corso musicale, anche il corso dell'artigianato artistico, ovviamente prendendo in considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute dei ragazzi e così via, quindi forse alcuni tipi di lavorazioni, penso al ferro battuto, non si potrebbero fare. Ma sicuramente la ceramica o il design della moda o altro possono essere dei veicoli di una tipologia di lavoro che un domani potrebbe dare anche dei frutti importanti anche in termini di appagamento personale. Un concetto fondamentale che vorrei introdurre, che ormai è di moda, ma comunque non si può prescindere, è il cosiddetto glocal. Mentre prima parlavamo di globalizzazione, quindi standardizziamo tutto, tutto deve essere uguale, tutto allo stesso prezzo, in tutte le parti del mondo dobbiamo trovarlo. Oggi come oggi un po' si contrappone, e di questo Confartigianato ne è contenta, il concetto del glocal, cioè il G-local, non il G-global. Cosa significa? Significa che ogni territorio deve valorizzare le sue potenzialità, ovviamente qui parliamo di artigianato artistico, ma nello stesso tempo deve essere conosciuto in tutto il mondo. Quindi alcuni strumenti, a mio avviso come Amazon, non sono da vedere forse con un'ottica un po' diversa una minaccia, ma potrebbero rappresentare un'opportunità. Nel senso che, parlo di Amazon, ma parlo anche di altre piattaforme commerciali o altre piattaforme distributive, dove il tipico prodotto di un territorio potrebbe essere conosciuto e fatto conoscere in tutto il mondo, e quindi in tutto il mondo, a tutto il mondo, noi daremo la possibilità di acquistare quel prodotto tipico. Anche perché nel momento in cui, speriamo quanto prima, ripartirà il turismo, quello che effettivamente possono vedere e toccare una volta rientrati a casa i vari turisti che vengono in Italia dalle più svariate parti del mondo, è un oggettino che porteranno a casa, che forse regaleranno ad amici o parenti, e che ricorderà il tempo in cui sono stati in Italia presso i vari territori nazionali. Quindi io immagino l'artigiano artistico che produce determinati articoli e prodotti e manufatti come se fosse una sorta di missionario del prodotto stesso, di ambasciatore del prodotto. Io mi porto quel prodotto e quando lo vedrò ogni volta in casa mi ricorderò che sono stato in Toscana, sono stato nel Salento, sono stato in Calabria e così via. Questo è un concetto secondo me molto attraente.
Perché effettivamente, come diceva anche il professor Lamioni, il concetto è questo: ogni artigiano si sente imperatore nel suo piccolo regno, ma spesso quando toglie fuori la testa dall'uscio di questo regno è soprattutto penalizzato in termini di attività commerciale. Nessuno deve insegnare niente, anche perché non sarebbero capaci, dall'estero all'Italia riguardo la manualità dei prodotti. Ma dal punto di vista commerciale noi dovremmo, come dire, un po' aprirci di più. Questo secondo me è un passaggio molto importante. Aprirci di più nel senso che dovremmo capire più il mercato dove va, non sempre nel rispetto delle caratteristiche del territorio, del manufatto, dovremmo cercare di interpretare un po' di più il mercato, modificando anche l'utilizzo dei prodotti stessi. Faccio un esempio banale. Una volta le anfore in terracotta che servivano per l'olio, oggi, poiché non sarebbe più gestibile un trasporto dell'olio tramite la terracotta, diventano delle anfore di arredamento per bordi piscina, per interni di case molto particolari e così via. Quindi il prodotto si fa sempre, ma cercare locazioni e utilizzi un po' diversi. Questo dovrebbe forse fare l'artigiano. E su questo le associazioni di categoria si stanno impegnando, ma non devono mai smettere di impegnarsi sempre più affinché, come dire, cerchino di capire il mercato come va e soprattutto trasferire queste conoscenze agli artigiani stessi. Ecco, infatti, si parla sempre di mestieri d'arte che stanno scomparendo. Ecco, che cosa si può fare per impedire questa scomparsa, che si perda questo enorme patrimonio che è dato dai saperi, no? Dalle tradizioni, dalle conoscenze dei materiali, che sono proprio delle aziende dell'artigianato artistico? Beh, quello, come dicevo prima, quello che si può fare sicuramente è la formazione, chiaro. Non possiamo più fare a meno di formare dei bravi artigiani del futuro. Il futuro può significare, perché no, anche stampa 3D, usata adesso negli orafi, pian piano sta mettendo un po' piede nella terracotta, in altre attività. Quindi, come dire, un artigianato artistico, non so se definirlo 2.0, o forse anche 3.0, saltando a piè pari, dall'1 andando direttamente al 3 o al 4, insomma, perché dobbiamo fare un bel salto in questo senso. Questo, la formazione è fondamentale. Oltre alla formazione, anche l'attività di promozione, che è possibile sempre a costi inferiori attraverso i social. Informare significa dire al consumatore, spiegare al consumatore qual è il prodotto di qualità e quale non è il prodotto di qualità, o deriva da un'attività industriale, magari parallela, fatta nei paesi dell'est, che nulla ha a che vedere col prodotto artigianato artistico italiano. Quindi formazione ed informazione sono le basi delle quali non possiamo farne a meno. E poi sicuramente esasperare, a mio avviso, il concetto del Made in Italy. Questo è fondamentale. Grazie. Intanto nei commenti vedo i saluti di molte associazioni di categoria, quindi vedo sia Confartigianato che CNA, le sedi di Brindisi, di Assisi, di Prato, che sono presenti e ci stanno ascoltando e che quindi salutiamo. Passo ora la parola a Elisa Guidi, coordinatrice di Artex e presidente del World Craft Council. Artex è appunto un importante centro di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico, che ha sempre progetti innovativi, no? Perché da 25 anni davvero promuove l'artigianato artistico un po' in tutto il mondo, vero Elisa? Sì, devo dire che Artex ha avuto, anche ascoltando gli interventi ovviamente di Giovanni Lamiori, ma anche di Antonio, appunto operando da 25 anni esclusivamente nel settore dell'artigianato artistico, di strade ne abbiamo battute tante, qualcuna l'abbiamo proprio forse anche creata per primi. In effetti quello che ha sempre caratterizzato l'attività di Artex, che ha sempre lavorato in stretta collaborazione con le due associazioni di categoria e per la maggior parte delle progettazioni più innovative anche con la Regione Toscana, in alcuni casi anche con ICE, con l'Istituto allora per il commercio con l'estero, adesso un'agenzia, proprio per creare delle progettualità che fossero anche innovative. Su tanti temi siamo stati dei pionieri, siamo stati i primi ad affrontare la tematica dell'artigianato
come merchandising museale e successivamente merchandising territoriale. Siamo partiti subito, io non c'ero ancora, siamo partiti subito dopo la legge Ronchey, l'approvazione della legge Ronchey che sanciva la presenza dei servizi aggiuntivi, e con la prima collezione di oggetti realizzati, 500 oggetti realizzati da circa 50 artigiani toscani e ispirati alle opere d'arte di 10 musei fiorentini. È stata la prima collezione approvata dal Ministero per i Beni Culturali per la vendita appunto nei bookshop dei musei statali di Firenze. Oltre a questo, poi sempre sulla scia del merchandising museale, abbiamo collaborato anche con altri gestori sia per mostre temporanee che per i bookshop dei musei. Quindi questo è stato uno, credo, delle esperienze pilota su questa materia in Italia, e con una dimensione tale non credo nemmeno sia mai stata ripetuta. Lo stesso, siamo stati tra i primi a pensare e a promuovere a livello europeo il valore del restauro toscano, perché in quel caso abbiamo lavorato sulle imprese toscane, creando un repertorio dei restauratori toscani all'epoca per il progetto Europa Restauro, facendo poi seminari di presentazione delle tecniche più tradizionali in Inghilterra, in Francia, in Spagna, quindi dando proprio una dimensione internazionale alle capacità dei nostri restauratori. Tra l'altro abbiamo ancora online un sito, Toscana Restauro, con oltre 100 aziende del restauro presenti in Toscana, con il loro curriculum vitae, con le loro caratteristiche, e sta diventando tra l'altro un tema, cioè è comunque una vetrina importante per queste imprese. Abbiamo lavorato anche in questo caso come pionieri sul tema del rapporto col territorio e con il turismo prima dei primi anni 2000, proprio perché in quel momento vedevamo, partendo sempre in questo caso dalla Toscana, il turismo come una fonte di, come un mercato di riferimento per quelle imprese più strettamente legate al territorio, che trovavano nel turista, quindi nel consumatore internazionale localizzato, un compratore interessante, molto spesso colto, in tanti casi più colto forse del pubblico e del consumatore italiano, con una forte disponibilità di spesa, che quindi poteva rappresentare uno sbocco commerciale interessante per il prodotto dell'artigianato artistico e tradizionale. Lavoriamo su questo tema appunto ormai da oltre 20 anni. Abbiamo un sito che si chiama Artur, dove sono riportati un centinaio di itinerari per circa 400 aziende, e continuiamo a lavorare, stiamo lanciando in questi giorni i primi itinerari del gusto con le imprese del food, quindi dell'agroalimentare, di trasformazione, quell'artigianato tradizionale a cui faceva riferimento Giovanni Lamioni all'inizio del suo intervento, proprio per creare nuovi itinerari, nuove chiavi di lettura del territorio attraverso le imprese dell'artigianato, anche il caso dell'artigianato tradizionale. E su questo fronte lavoriamo anche molto in collaborazione e stiamo lavorando molto con mercati internazionali in tema turismo, grazie a Toscana Promozione Turistica, che è l'agenzia di promozione turistica della Toscana, appunto. E proprio perché il turista adesso ha un approccio sempre più esperienziale, quindi il tema della presenza dell'artigianato artistico o dell'artigianato tradizionale, la possibilità di andare a acquistare in bottega, la possibilità di visitare la bottega, magari anche di fare qualche corso all'interno delle botteghe, rappresenta un tema che sicuramente è attrattivo per i turisti. Poi ci sono fasce particolari come il turismo di lusso, lo shopping di lusso, che quindi vanno a cercare prodotti, l'unicità del prodotto, il tema che affrontava prima Antonio, il glocal. Il glocal significa anche non soltanto il legame con il territorio, ma anche l'unicità del prodotto. Ciò che vuol dire invece del prodotto, pur di lusso, ma comunque sia acquistabile un po' all over the world e comunque con caratteristiche comunque standardizzate, il prodotto artigianale, di alta gamma, di alto livello qualitativo, è molto spesso un pezzo unico e comunque può essere personalizzato in funzione di quelli che sono i desiderata dell'acquirente. Quindi
ha questa caratteristica anche verso un pubblico selezionato che cerca un acquisto anche molto personalizzato. Diciamo che ciò che ha sempre caratterizzato l'attività di Artex, che fa promozione, valorizzazione, internazionalizzazione, diciamo, fa un po' un tutto tondo attorno a questo settore, è stata, credo, una delle, se devo sintetizzare in una caratteristica, la tendenza a lavorare sempre su progetti intersettoriali e interdisciplinari, non soltanto progetti che vedessero il settore dell'artigianato artistico come una monade isolata dal contesto. Abbiamo sempre cercato di fare progetti che la vedessero invece in legame, in primis con le altre risorse economiche del territorio, come abbiamo scritto anche nella Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, e poi che le vedessero anche in rapporto con la cultura e la società del territorio stesso. Poi ovviamente ci muoviamo anche sull'internazionalizzazione, ma questo è un altro tema, anche perché, come diceva prima Antonio, non è semplice definire l'impresa dell'artigianato artistico e tradizionale, anche perché non c'è un'impresa, come di solito non c'è una risposta alle istanze e alle problematiche che le imprese pongono. Ci sono imprese che hanno caratteristiche diverse, che hanno produzioni diverse, che hanno mercati di riferimento diversi. Noi cerchiamo di fare progettualità che si sforzino, provino a dare risposte a queste diverse categorie di imprese, per cui per quella che si muove sui mercati internazionali cerchiamo di creare progetti ad hoc. Abbiamo appena lanciato una piattaforma, tuscancollection.it, che è proprio una piattaforma B2B per le imprese toscane. Per quelle che si muovono sul territorio ci sono i progetti con il turismo, per quelle che hanno un valore del pezzo unico e comunque sia oppure un'elaborazione stilistica personale dove si arriva su quel filo di lana tra l'artigianato e l'arte, ci sono i progetti con le gallerie. Cioè cerchiamo di analizzare finché possibile le diverse casistiche, le diverse caratteristiche e di dare delle risposte mirate. Ovviamente sono tentativi, ci auguriamo che siano utili e che lo siano stati. Ecco, tornando all'aspetto della internazionalizzazione, in tutto il mondo, no? Ci sono le produzioni dell'artigianato artistico, perché comunque sono espressioni delle culture dei popoli. Tu sei adesso presidente del World Craft Council Europe. Ci puoi spiegare qual è l'attività del World Craft Council? Allora, il World Craft Council è praticamente una rete di strutture sul territorio europeo. Noi siamo l'antenna europea, perché il World Craft Council è internazionale, copre tutto il mondo, ha varie antenne, America del Sud, America del Nord, Asia e quant'altro. Noi siamo l'antenna europea e siamo una rete di soggetti, la maggior parte sono soggetti pubblici, alcuni privati come noi, che operano nel settore dell'artigianato artistico a vario titolo a livello europeo. Sono rappresentati oltre 20 paesi e per circa una trentina di strutture, anche perché ci sono alcuni paesi in cui le strutture sono più numerose, cioè ci sono realtà diverse. E l'attività che noi facciamo in primis è di rete, quindi quello dello scambio dell'informazione, della diffusione delle informazioni e delle esperienze, anche perché, come dico sempre, è bene copiare da chi ha fatto bene o imparare da chi invece ha sbagliato per evitare gli stessi errori. Quindi cerchiamo di diffondere il più possibile, di creare un luogo dove si possano scambiare le esperienze. Questo secondo me vale per il World Craft Council, vale anche per Artex, nel senso che siamo in un periodo in cui la prima cosa da fare è pensare, è riflettere, è creare delle strategie e non andare avanti a giorno per giorno, perché non è utile, in questa fase non è utile. Quindi facciamo appunto facciamo dei webinar, il prossimo lo abbiamo il 18 di febbraio, dove alcuni dei membri presentano le attività che svolgeranno.
ci sarà per esempio in MAC, l'Institut National des Métiers d'Art francese, che presenterà le Journées Européennes des Métiers d'Art 2021, sperando che sia possibile farle, e anche un altro progetto che stanno portando avanti. Ci sarà la Michelangelo Foundation che presenterà l'Homo Faber Guide e l'Homo Faber Event, che dovrebbe aver luogo a Venezia a settembre. Uso sempre il condizionale perché purtroppo le situazioni non sono le più rose. E poi anche la Fondazione Loewe che presenterà il premio, anche perché, come diceva Gianni all'inizio del suo intervento, a differenza della situazione italiana, quasi tutti i paesi, anche quelli federali, comunque che si basano sui governi regionali, hanno un'istituzione di livello nazionale. Anche la Spagna, che pure ha una notevole autonomia per ciò che concerne le regioni, comunque ha la Fundesarte, che è una fondazione nazionale legata al Ministero. Ma la maggior parte di questi soggetti sono enti ministeriali, dal Craft Council inglese al Craft Council olandese, irlandese e quant'altro. Abbiamo anche realtà dell'Europa dell'Est, tra l'altro molto attive. Quindi principalmente facciamo disseminazione, informazione. Poi abbiamo dei progetti specifici, quali ad esempio quello delle Craft Cities, che sono delle città in cui l'artigianato ha un ruolo fondamentale nella struttura della città, nella struttura della società della città, no? In cui ci sono le botteghe, le scuole, i laboratori, le scuole di design e quant'altro. E ce ne sono poche in Europa, al momento ce ne sono due, una terza in fase di presentazione, sono molto più diffuse a livello globale. Adesso sto aprendo un discorso con UNESCO e le città creative dell'UNESCO per vedere se riusciamo a creare delle sinergie. Vorrei che ci fossero alcune craft city anche in Italia e, diciamo, sto cercando di sensibilizzare alcune realtà particolarmente attive e così ancora portatrici di un forte tessuto artigianale. Ne ho parlato con Faenza, ne sto parlando con altre realtà. Grazie Elisa. Intanto saluto gli studenti che si sono collegati e che hanno mandato i saluti tra i commenti, gli studenti ovviamente di Università Mercatorum. Adesso passo la parola al prossimo intervento, quello di Andrea Santolini, presidente di CNA Artistico Nazionale, che saluto e a cui vorrei chiedere quali sono le strategie che sarebbero secondo voi necessarie per risollevare un po' il settore dell'artigianato artistico, che è appunto in questa grave crisi aggravata dalla crisi sanitaria. Sì, ciao Chiara, buonasera a tutti. Ovviamente permettimi di fare un ringraziamento al Rettore Gannata, all'Università e anche al Professor Lamioni per il volume di cui gentilmente ci ha anche omaggiato copia, perché effettivamente è un lavoro molto importante per il nostro settore che credo di poter dire a nome di tutti abbiamo apprezzato particolarmente. Vado nel merito, entro nel merito. È chiaro, il primo problema che io credo abbiamo come settore, parlo al plurale anche perché quasi tutto quello che sto per dirvi è condiviso, ampiamente condiviso, doverosamente per fortuna con gli amici, colleghi di Confartigianato, Antonio in primis, poi tanti pezzi li facciamo assieme a Elisa Guidi, con Artex, perché lavoriamo tutti e remiamo tutti, soprattutto nella stessa direzione, anche con tanti che si saranno allacciati ad ascoltare questo dibattito, questo confronto, che ringrazio senza fare i nomi per correttezza. Quello che ci manca, secondo noi, come sistema paese, è una visione piuttosto matura, ma soprattutto a 360 gradi di quello che rappresentiamo. Come hanno già ampiamente detto i relatori prima di me, viene visto spesso il nostro settore come un settore obsoleto, polveroso, di poca attrattiva, se non coinvolti direttamente. Questo, se non coinvolti direttamente, secondo noi va verso
una riapertura, una riqualificazione di questo settore. Come diceva giustamente prima il professor Lamioni, noi abbiamo bisogno di fare quel passaggio che il mondo dell'agricoltura ha fatto pochi anni fa. Prima chi coltivava la terra era visto come, non voglio usare parole forti, ma come un lavoro di serie B, mettiamola così, oggi è un imprenditore, giustamente. I giovani come fanno ad apprezzare ciò che non conoscono? Ma la colpa è nostra, non è dei giovani. È nostra perché noi, come associazioni, anche come associazioni di categoria, non abbiamo saputo creare quel rapporto forte con il mondo della scuola. Abbiamo fatto dei passaggi. Sono anni che lavoriamo per colmare questo handicap, questo gap. Banalizzo. Lo riconoscono i dirigenti scolastici stessi. Nei licei artistici, le vecchie scuole d'arte, quelle che sono praticamente le scuole che, dalle quali uscivano prevalentemente i nostri artigiani dell'artistico, hanno laboratori spesso sottoutilizzati perché sempre più spesso i docenti, soprattutto quelli delle nuove generazioni, sono bravissimi come nozioni tecniche, non particolarmente come nozioni pratiche. Quindi, chiaramente, se una cosa io non la conosco perfettamente, preferisco magari rimanere in classe a fare lezioni teoriche. Allora, questa non è una provocazione, è una cosa che abbiamo in parte già provato a mettere in atto. Purtroppo la pandemia ci ha dato uno stop mentre stavamo per partire con una sperimentazione proprio in Toscana. E il succo è, noi abbiamo le competenze, mandiamo i nostri maestri artigiani anche nei laboratori a scuola, di supporto ai docenti, e iniziamo a rivalorizzare il nostro mondo insegnando ai ragazzi, facendo vedere che, anche questo è già stato detto per fortuna, che il nostro non è un mondo poi così lontano da loro. Pensiamo al design. Il design si lega perfettamente bene, ne vediamo quotidianamente un mucchio di esempi, all'artigianato artistico. Ecco, noi dobbiamo riniziare a trasmettere questa sensibilità. A me è capitato qualche anno fa, per motivi diversi, di girare un pochino le capitali del mondo, che sia Seul, che sia Mosca, che sia tante altre città. Tu vai nel centro e a volte, se ti estrani un attimo, dove siamo? Boh, i negozi sono praticamente gli stessi. C'è Prada, c'è Armani, c'è Saint Laurent, c'è... che è normale che sia così, è giusto, è bello che sia così. Ma dove voglio arrivare? Se nel mondo pensiamo o parliamo di liuteria, cosa ci viene in mente? Cremona. Cremona è una città di 100.000 abitanti, poco più, è una città che ha 150 botteghe di liutai, oltre 60 di loro sono stranieri, che sono andati a Cremona, hanno fatto la scuola e hanno aperto la propria bottega lì. Alcuni sono tornati a casa, hanno aperto a casa, ma poi sono tornati a Cremona. Perché? Perché hanno capito che l'australiano benestante, se vuole un liuto ed è disposto a fare un investimento in un liuto di un certo tipo, mette anche 2-3 mila euro e viene a Cremona a comprarlo. Perché porto questo esempio che può sembrare banale, ma banale non lo è fino in fondo? Perché noi rappresentiamo dei mestieri, delle arti che sono considerate minori, ma che minori poi effettivamente non sono, ma che comunque sono un fulcro attrattivo importantissimo. Mosaico a Ravenna, l'oreficeria a Valenza, le ceramiche a Vietri o a Caltagirone. Siamo pieni di queste cose che a fatica riusciamo a valorizzare. Allora, quello che noi abbiamo pensato di fare, assieme a Confartigianato, ma anche a tante altre associazioni che sono con noi sicuramente questa sera, è stata di cercare di sensibilizzare il decisore politico ad un settore che da solo non gliela può fare. Non gliela può fare perché i nostri sono piccolissimi, piccoli e piccolissimi. Noi, associazioni di categoria, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma da soli non riusciamo ad andare avanti, perché molto spesso, perché guardate, quando si parla di industria, la media
o ancora meglio la grande industria, ha un potere decisionale importante, riesce a fare le cose anche da sola e riesce a porsi nei confronti della politica in un certo modo. Noi che siamo sempre, per fortuna dico io, e ho sempre lavorato in questo senso, ben educati, non sbraitiamo, non... però abbiamo bisogno che il decisore politico condivida, precondivida con noi le strategie. Vi faccio un esempio banale ma molto attuale. Abbiamo dovuto aspettare 4 decreti sui ristori per far capire, spero so che nel decreto 5 si sia capito con chiarezza, che i ristori agli artigiani, ma direi a tutti, non vanno dati sui codici Ateco, che è una cosa, quella veramente obsoleta, ma soprattutto inesatta. I ristori vanno dati semplicemente sui cali di fatturato. Siamo nel 2021, cali di fatturato anno su anno, si può fare. Questi sono giusti. Io ho fatto un'inchiesta all'interno del mio settore, il ceramista, che ha lo stesso ovviamente codice Ateco in tutta Italia, a Caltagirone ha perso il 70%, a Faenza, magari no, però banalizzo per spiegare il mio punto di vista, ha perso il 10%. Allora è giusto che diamo lo stesso ristoro a tutti? Direi di no. Fra l'altro, e concludo questa faccenda perché parliamo d'altro in questo momento, dare aiuti sui cali di fatturato nel nostro settore vuol dire aiutare veramente aziende piccole dove i 2, 3, 5 mila euro fa la differenza, ma vuol dire anche semplicemente, banalmente, dare un segnale molto forte nei confronti della cosiddetta fedeltà fiscale. Comunque, torno sul punto, non vorrei essermi allontanato troppo. È un settore, il nostro, che ha dato e darà moltissimo sotto il punto di vista culturale, perché, l'ho già detto, veniamo identificati sui territori spessissimo con le produzioni agroalimentari ed artigianali. Ma abbiamo fatto fare una ricerca all'Università del Sacro Cuore di Milano qualche anno fa. La ricerca ci diceva che l'artigianato artistico debitamente valorizzato poteva significare un punto per cento di PIL in più. Ora facciamo i conti della serva. L'1% del nostro PIL è poco meno di 20 miliardi. Tanta roba. Tanta roba in un settore che viene sempre e comunque ritenuto marginale, ma che in parte lo è anche, perché abbiamo dei numeri che non sono certo paragonabili a quelli dell'edilizia o della meccanica, ma abbiamo un valore enorme, intrinseco, che purtroppo, se noi non lavoriamo sulla sensibilizzazione della politica, andiamo a perdere. Noi spesso ci limitiamo a fare i conti, anche questo è stato detto poc'anzi, dei mestieri che stanno scomparendo, che sono scomparsi. Non basta più, dobbiamo cambiare il passo. Ovviamente noi, io per primo, abbiamo delle responsabilità molto forti in quello che sto dicendo. Io non mi sto nascondendo dietro un dito, non è che il cerino acceso ce l'hanno in mano altri. Io e Antonio siamo tra quelli che hanno il cerino acceso in mano. Ma abbiamo la volontà, e in parte lo stiamo facendo, di coinvolgere, ripeto, la politica su queste cose. Perché? Perché è necessario, se non c'è una visione del sistema paese che vada a verificare l'ottica di quello che è realmente è la corresponsione dell'artigianato artistico nei confronti di tantissimi settori, abbiamo poco effetto. Spesso ci confrontiamo con il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che ovviamente è il pilota nei nostri riguardi, ma non soltanto, noi ci dobbiamo confrontare anche con altri ministeri, con il MIBACT, i restauratori, anche questo è già stato detto, sono una componente essenziale nel mantenimento del nostro patrimonio. Guardate che l'Italia è il paese, uno dei paesi più visitati del mondo, potremmo essere i più visitati del mondo, ma non lo dico per campanilismo, ma perché? Perché abbiamo un patrimonio culturale, spesso anche trattato piuttosto male, perché ne abbiamo troppo forse, però è questo che ci fa essere così visitati. E il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, dobbiamo, l'ho già detto, dobbiamo lasciare rapporti molto forti, disponibilità da parte loro, a parole ce ne sono, abbiamo fatto già alcuni accordi con le reti degli istituti professionali, tecnici, i licei. Il Ministero del Lavoro. Il lavoro
è un settore che ci tocca da vicino. I nostri spessissimo toccano la problematica dell'apprendistato. Vero, chiamarlo apprendistato non ci piace, lo chiamiamo come vogliamo, però il succo è che noi abbiamo bisogno di mettere vicino ai nostri maestri artigiani dei giovani che hanno anche loro, a loro volta, tanto da insegnare ai nostri maestri. Penso alle nuove tecnologie. Abbiamo praterie da solcare. Dobbiamo trovare assieme il modo per iniziare questi percorsi. Sì, ecco, volevo però parlare con te di un grosso problema che hanno le imprese che operano nel settore dell'artigianato artistico, che è la contraffazione. Quindi c'è un problema di tutela della produzione dell'artigianato artistico. Mi riferisco per esempio alla calzatura, alla pelletteria. Sì, indubbiamente questo è verissimo. Io vi do solo un dato. Alcuni anni fa il comune di Deruta fece una causa con una cittadina cinese, con una città cinese, che giustamente i cinesi dal loro punto di vista avevano chiamato Deruta. Quindi tutte le porcellane, le ceramiche che uscivano da quella città, loro la marchiavano Made in Deruta. Allora i cinesi hanno questa forza, e lo dico sorridendo. Ovviamente non sempre riusciamo a contrastare queste cose qui, perché non sono così semplici come parrebbe. Io sono un ottimista di natura, allora vediamo che, consideriamo che se in Cina chiamano una città Deruta, forse va bene così, perché se le nostre cose non le copiasse nessuno, vorrebbe dire che non sono però forse così apprezzabili, così belle, così ben fatte. Forse avremo un po' più vita facile, ma non lo dico per ipocrisia, lo dico perché io sono dell'idea che tante volte se non possiamo entrare dalla porta, entriamo dalla finestra. Allora, se noi valorizzassimo forse anche noi stessi un po' meglio quello che facciamo, probabilmente riusciremo a trarre il nostro vantaggio. Banalizzo, se il parmigiano reggiano, che chiamano parmesan, ed è una roba totalmente diversa, però noi fossimo così intelligenti, così furbi, così scaltri, da far notare le differenze basilari che ci sono, forse potremmo uscire un po' meno con le ossa rotte. Ma anche qui dico un'altra cosa che magari tanti sanno: Vietri sul mare, cittadina, la porta della costiera amalfitana, cittadina famosa per le ceramiche, una città che io porto ad esempio anche perché pochi anni fa un'agenzia turistica locale incrementò di molto il proprio fatturato semplicemente, tra virgolette, vendendo i corsi di ceramica a Vietri a nordamericani e canadesi. Comunque, torno al punto, Vietri sul mare, cittadina che è esattamente sul porto di Salerno. Porto di Salerno arrivano container con ceramiche, anche in questo caso non voglio fare pubblicità a nessuno, ma cinesi, marchiate Vietri. Si sono anche comprati alcuni negozi a Vietri. E quindi loro hanno la filiera completa. Producono in Cina, trasportano e vendono in negozi di Vietri. Colloquiando amabilmente con l'amministrazione vietrese, siamo arrivati al punto che, bene, ok, non possiamo contrastare in modo, diciamo così, organico questa roba, perché alla fine economia anche quella, capiamo questi equilibrismi, ma semplicemente a quel punto diamo ai negozi della vera ceramica di Vietri il logo in vetrina dove mettiamo, che ne so, il simbolo di Vietri, ceramica vietrese. Io non vorrei sembrare troppo lassista e nemmeno troppo pragmatico, però a mio avviso abbiamo molto da fare anche in questo lato qui, sotto questo punto di vista qui. Ma per dirvene una, io e l'amico Antonio siamo andati più di una volta a Bruxelles cercando di avere dalla comunità europea un aiuto, cercando una condivisione per la protezione dei nostri manufatti. Non voglio dire siamo tornati a casa con le pive nel sacco, ma quasi, nel senso che io personalmente mi sono sentito dire da una dirigente della comunità: ma perché non ve l'ho fatta a casa vostra questa protezione? E la mia risposta banale ovviamente fu: perché ci sentiamo europei, allora la chiediamo anche all'Europa questa protezione. Ci abbiamo lavorato con un europarlamentare toscano, fra l'altro. La Toscana ovviamente ha una grande sensibilità nei confronti dell'artigiano artistico, e non c'è bisogno che lo dica io, lo dice la storia. Ma però
anche in questo campo, perché non dobbiamo mai darci per vinti, non dobbiamo mai dar nulla per scontato. Sembra che si stia riaprendo uno spiraglio proprio a livello europeo, perché è chiaro ed evidente che se noi riuscissimo a smuovere le acque in Europa a riguardo di una protezione ai nostri manufatti, sarebbe una cosa forte. Anche qui però diciamo così che non sono nemmeno così sicuro che tutti a casa nostra vorrebbero queste protezioni, e non vado oltre. Io ringrazio ancora l'autore, mostro il libro che si può acquistare su Amazon oppure sul sito web dell'editore, Innocenti Editore, e praticamente adesso ringrazio Università Mercatorum per questa opportunità e per questi temi così interessanti che sono stati sollevati, e a questo punto ringrazio tutti i relatori e passo la parola al rettore per le conclusioni. Grazie. No, Chiara, saluto tutti io perché il rettore è in riunione. Ringrazio l'università, che ribadisco ritengo una vera eccellenza, ringrazio il rettore per questa opportunità, ringrazio i relatori. Il rettore funzionale quindi, la riatletizzazione, l'esercizio terapeutico nelle disfunzioni del movimento, cioè sono tutta una serie di aspetti cui laureati in scienze motorie di cui hanno molta importanza e potrebbe essere un elemento distintivo del vostro corso di laurea, del nostro consenso. Evidentemente in riunione il rettore. Ringrazio gli amici Santolini e Colì, ringrazio Elisa Guidi. Credo sia stato una serie di approfondimenti molto interessanti. Mi sembra che tutti hanno avuto un filo comune della necessità di tenere con forza una formazione adeguata e un settore più importante di quello che tanti possono pensare. Si parla di Made in Italy, si parla di artigianato artistico. Vedo però il rettore si è collegato, se ci fa saluti finali lui, lo ringraziamo nuovamente. Mi sono collegato, vi chiedo scusa, ma è una giornata, sembra sempre la fine del mondo, quindi bisogna avere molta pazienza. Vi ringrazio molto per essere stati presenti. Colgo l'occasione per ringraziare gli ospiti che sono venuti, non l'ho fatto prima in maniera forse scortese, ma ho visto che ci ha provveduto Giovanni Lamioni in precedenza. Mi sembra un'iniziativa che, come dire, noi ci proponevamo di accendere ancora una luce su questo argomento. Alla Mioni il compito di tenerla accesa anche nella nostra università, e a voi che avete condiviso con noi questa serata l'opportunità, diciamo, di ritrovarci per approfondire i temi che abbiamo detto e le osservazioni che io in gran parte ho avuto modo di ascoltare. Ho perso solo qualche pezzetto di Santolini, mi dispiace, ma ero in uno spostamento tra due sedi differenti. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Grazie a tutti. Grazie quanti. A voi. Grazie. Grazie a lei per l'ospitalità. Arrivederci, salve.